si è tenuto in piedi, è diventato tale facendo pagare il costo, come sempre, alla fascia più debole dei lavoratori. Ecco perché non sono un buon politico, a parte non penso di essere un politico in maniera generale, perché faccio contestualizzo sempre il fatto. Come contestualizzo il fatto che ci abbiamo tenuto a fare un emendamento per dichiararlo poi dentro. Dentro, siccome un emendamento relativo a Parlamento, significa che ciò che si fa dal vivo si va vale dentro. Lo dico perché spesso chi è bravo a fare politica oggi dà la bastonata e non è che mette la carota davanti, promette che in un futuro ci darà la carota. La verità è che, come la storia di questa Repubblica ci insegna, detassazione, interessi, interventi riduttivi della tassazione, agevolazioni rispetto a una tassa implementata, particolarmente nella finanza locale, non ci sono state. Possiamo dire che domani rivedremo, ma è un dire. Come diceva all'inizio, nelle aule di giustizia c'è scritto la legge uguale per tutti. Nelle assise degli enti locali e degli organi politici in genere ci dovrebbe essere scritto: le persone si valutano per ciò che fanno e non per ciò che dicono. È importante ciò che facciamo. Possiamo essere autocelebrativi fin tanto che il nostro ego ce lo permette, ma quando arriveranno le tariffe, quando arriveranno gli avvisi di pagamento ai cittadini, non, ognuno nel suo piccolo, nel suo grande, in base a quel tipo di avviso che riceverà, potrà poi valutare se da dire di questa sera ha avuto un riscontro o meno. Anche sull'IMU, la verità è che un po' il barzello c'è, il governo nazionale, da lì il 40%, il 30%, ma oggi è il termine ultimo per l'approvazione, ma il buon padre di famiglia, a cui il nostro codice si riferisce in tante occasioni, è quello che i conti li fa non all'inizio del mese, li fa il mese prima. Allora, se oggi abbiamo speso, chi è stato, come dire, la responsabile dell'agire della spesa di questo ente? È logico che oggi non ha altra soluzione se non quella di mettere all'incasso il massimo che può realizzare. Era prima che si doveva agire. E quando dico che si deve agire prima, significa che forse si devono fare razionalizzazioni anche spicciole, ma si devono fare. Ci deve essere, come dicevo all'inizio, un segnale che i cittadini devono ricevere dalle istituzioni. E ancora in questo punto della legge, questo segnale non c'è. Si paga quanto più si può pagare. Perché? Perché tanto più si è speso. Perché quando il gruppo di minoranza faceva la guerra sul carico fiscale dell'ente, nonostante ordini del giorno, mozioni e interrogazioni, non abbiamo avuto risposta, salvo poi scoprire che di 2.800.000 euro di debiti, 400.000 sono rappresentate alle spese legali, che gli uffici, cari uffici, non sono riusciti a rendicontare alle nostre interrogazioni, le hanno rendicontate quando le abbiamo dovute pagare. Allora la domanda è: un ente che da un muro riconosce 400.000 euro di spese legali dovrebbe fare un'analisi del proprio operato questa sera, iniziare da questo e poi dire ai cittadini che dovete sopportare la tassazione quanto più è possibile. Per assurdo, se ci fosse un refuso nei documenti dello Stato che le prevedesse 10 volte tanto le tariffe, noi avremmo fatto 10 volte tanto. Dai lavori presi si prende tanto più di quello che passa.
Grazie. Quindi si vota chi è favorevole, contrari, immediata esecutività, come sono. Quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione della relazione previsionale programmata, bilancio previsionale 2013, triennale 2013-2015. Dopo la mia relazione. Sì. Dopo? Sì. Grazie. Con la delibera della Giunta Comunale numero 110 del 19 novembre 2013 è stato approvato lo schema di bilancio anno 2013, relazione previsionale programmatica e schema di bilancio pluriennale 2013-2015. Certamente è il primo anno che, almeno per quanto possa io ricordare, che riuniamo il Consiglio per l'approvazione del bilancio a novembre, quindi al termine dell'esercizio finanziario, già questo insomma ci pone dei forti dubbi su quella che può essere l'attività amministrativa di un ente nel momento in cui sempre nel momento in cui il governo nazionale pone una serie di prove, ma anche di interrogativi delle comunità che noi stessi che si amministrano, con bilanci che comunque hanno validità, o non fanno altro che riequilibrare le attività che si sono svolte per 11 dodicesimi, quindi per 11 mesi, e nello stesso tempo le mettono a chiusura con un mese di attività e quindi soltanto per il mese di dicembre. Abbiamo quindi approvato lo schema di bilancio, abbiamo approvato la relazione di cui vi do lettura e quindi anche degli allegati che compongono questo documento contabile. Il bilancio di previsione 2013 viene approvato con notevole ritardo, come appunto dicevo, dovuto alle note vicende legislative che hanno prorogato la scadenza per l'adempimento così importante. Il bilancio di previsione riveste una duplice funzione: una è quella insita nel documento programmatico e l'altra riveste la connotazione dell'altro adempimento contabile, e cioè l'assestamento di bilancio, che come è noto anch'esso ha quale scadenza il 30 novembre. Il bilancio 2013 si chiude con una consapevolezza in più del rigore contabile e soprattutto con la consapevolezza che l'ente ha adottato il piano di riequilibrio di cui è l'articolo 243-ter del testo unico degli enti locali. In questa ottica, come ben evidenziato nello strumento programmatico, è palese l'inversione previsionale relativamente al dato che l'entrata corrente non prevede alienazioni di immobili quale bilanciamento della spesa corrente. Su questo punto desidero fare una riflessione e nello stesso tempo anche di agganciarmi a quanto poc'anzi affermato dalla minoranza. Non ricordo bene se dalla dottoressa Tirascio o dal ragioniere Sant'Assegna. In realtà noi negli anni precedenti, per poter operare una chiusura dei nostri bilanci, quindi del bilancio dell'ente, ponevamo in essere una attività che era quella che comunque continuiamo, stiamo tanto avanti, e non lo facciamo soltanto noi come ente locale, ma addirittura adesso ha deciso di farlo anche il nostro nome, a darci la possibilità di farlo in nome e per conto del governo nazionale, la vendita degli immobili che sono nella nostra disponibilità. A seguito delle diverse sollecitazioni, perché in altri comuni questa attività la continuano a porre in essere, ma nel comune di Lagonegro, a seguito delle diverse sollecitazioni fatte anche presso gli organi di vigilanza, giustamente, con molti ricorsi esposti fatti dalla minoranza alla Corte dei Conti, giustamente la stessa onorevole Corte ha detto al comune di Lagonegro: guardate che forse quello che state facendo non lo fate bene. Questo sempre per chiarire il bene
e alcuni cittadini vogliono al nostro paese. Ma perché fate una cosa che continuare a fare? Non lo interrompo. No, sindaco, non lo interrompo. Non lo interrompo. Sto parlando del bilancio. No, sindaco. Allora, mi ha affermato una cosa. Cioè, che io, di fronte ad una un'azione illegittima degli uffici, avremmo dovuto metterci il prosciutto tutto. No, assolutamente. Allora, sindaco, questo è un po' la ragazza che ti dico. Allora, non so, ho detto giustamente. È offensivo, tra l'altro, della nostra identità. Ho detto giustamente, giustamente. No, avete detto che giustamente. Il bene del paese, sì, non ci parliamo. Non avete voluto il bene del paese facendo questo. Certamente. Chi vuol dire? Perché si parte da una verità. Tutti comprendiamo qual è il bene e qual è il male. E questo fa il bene del paese. Quindi, avevamo fatto, posto in essere questa attività, che a me sembra, non ricordo precisamente, ma a me sembra che anche in altri comuni fanno, anche alcune città importanti che hanno milioni e milioni di... A Lago Negro, se noi facciamo il rapporto sempre abitanti e servizi, Lago Negro 4 milioni di euro, certamente se fossero stati proprio bravissimi, ma ne hanno 80 lo dovevano essere, non oggi, perché le spese legali che questa amministrazione ha pagato risultano per il banco già da 1989, ancora abbiamo pagato spese legali, metodo rotta, impresa rotta, stata lavora un meglio, in questo stiamo pagando, cause e contenziosi con questa amministrazione e anche con quella precedente non sono state possibili essere se non quelle praticate dai cittadini. Abbiamo dovuto fare una cosa per la Mabili, per il possesso questi beni e renderli produttivi
PIL significa o renderli ai cittadini che comunque pensano di poter acquistare, oppure immetterli in un circuito produttivo tale da produrre reddito. Di questa operazione economica il 25% va dato e consegnato allo Stato. Quindi se per esempio un appezzamento di terreno che c'è in una località di Lagonetto viene venduto a 100, di questi 100 euro, 25 euro li dobbiamo versare allo Stato e 75 li tratteniamo noi. Ho fatto un elenco, ho firmato 200 fogli ieri mattina per inoltrare all'ente indicato la mia richiesta di ottenere questi beni da poter mettere in un circuito, di mettere in un circuito produttivo, che può essere tanto la dinazione e tanto il carattere di produttività. Quindi questo per dire che anche l'operazione che facevamo in bilancio della dinazione immobiliare, ad un certo punto oggi viene in qualche modo anche data, viene data anche indicazione da parte del governo nazionale, però sul bilancio che andiamo a comporre, a redigere e ad approvare non c'è questo dato, non lo rinveniamo più delle alienazioni immobiliari. Nonostante il rigore finanziario nazionale, il bilancio garantisce le somme necessarie per il trasporto scolastico, l'asilo nido, la mensa scolastica ed altri servizi essenziali, senza variazioni di tariffa, così come pure sono garantiti i servizi sociali diretti alle persone disagiate, diversamente abili e anziane, assicurando anche contributi economici ai soggetti meno ambienti con evidenti difficoltà economiche. Sono proseguiti in otti i programmi COVES di progetti di servizio civile attestati presso questo ente. Un discorso a parte merita la nuova tassazione cosiddetta TALES, che sostituisce la vecchia TASU, di cui abbiamo tanto argomentato in questo Consiglio Comunale. Va solo ricordato che la grande confusione legislativa di questo tributo ha creato, continua a creare non poca incertezza al comune. Un effetto comunque l'ha prodotto questa confusione, cioè ha provocato un'ulteriore reclutazione del trasferimento dello Stato. Ancora oggi vengono proposte nuove forme di tributo, quale la TUC. La TUC all'epoca quando le date queste relazioni, oggi invece parliamo di IUC. Il 2013 è stato, consentitemi di parlare come già. Come hanno già concluso, un anno molto proficuo per definire la situazione sia di equilibrio che debitore dell'ente. Come noto, il Comune ha utilizzato al meglio le opportunità poste in essere dal decreto legge 35-2013, nonché dal decreto legge 102-2013, ottenendo l'anticipazione di liquidità per complessivi euro 2.854.434. E su questo punto mi sento di dire che ha visto bene, quindi di esprimere anche riconoscenza al governo nazionale, perché ci ha dato la possibilità di non fare i portoghesi o i tinteggiatori, come si suol dire, ma di pagare tutti coloro i quali hanno fornito servizi al Comune di Lavoretto, non nell'anno in corso, ma negli anni passati, a partire da quelle vertenze legali che risalgono alla fine degli anni 80. E che ha pagato con questi soldi, per esempio, per fare un esempio, abbiamo pagato anche gli usi civici. La buonanima di Pietro Guida nel 1985, forse Piaggio lo ricorderà, no? Ci faceva i comizi, 1985, sulle somme che venivano richieste per redigere le perizie sugli usi civici al Comune di Lavoretto. Ebbene, dall'85. Quanti anni sono passati? 30 anni. Dopo 30 anni! 30 anni abbiamo pagato! Dopo 30 anni abbiamo pagato! Questa amministrazione ha pagato! Con i soldi dei lavori. Con? Con i soldi dei lavori. Noi come paghiamo la legge? Incompatibilità pure che dobbiamo dire questa cosa, però c'è l'incompatibilità, l'ho detto l'altra volta, lo ripeto questa volta,
c'è un contenzioso in atto tra la finanza e il pubblico, o lo risolvo o lo dobbiamo risolvere, poi non ti lamentare, non ci dire, risolvo lo dico, in modo tale che ti ha e fa si lamenta, sindaco, non fa bella figura, lasciamo venire di cortesia, non fa bella figura da attaccare me, non fa bella figura da attaccare me, fare comandinaggio, poi approfitto della televisione, ma arrivo a voglia per dire quello che devo. Con tale operazione possiamo ritenere quindi la situazione del territorio del Lì. Va sottolineato comunque che il comune soffre, continuerà a soffrire il problema di cassa se gli enti sovracomunali, ministeri, regione, dottor Lucano non provvedono ad accreditare le rispettive somme. Un esempio è dato dal Ministero di Grazia e Giustizia che deve al comune €700.000 circa per spese già anticipate da questo ente, cioè le spese di gestione del tribunale d'arbitro, il comune l'avrebbe già totalmente anticipato. Il 2013 è stato anche un anno di grande svolta per la comunità di Lavoretta, appunto come è stato dicendo, con l'accorpamento del tribunale di Sala Consilina al tribunale di Lavoretta. Ciò costituisce un evento storico per la nostra comunità che possiamo annoverare fra uno dei pochi comuni in prospettiva di sicura crescita economica, sociale e di quanti occupazionali. Il 2013 va anche considerato per quanto si è riuscito ad ottenere dalla Regione mediante finanziamenti per l'adeguamento del tribunale €570.000. Per la scuola materna di Dione Rossi è stato riconosciuto un contributo di €600.000 al comune di Lavoretta, quindi per ristrutturare quell'immobile, il rifacimento della copertura del fabbricato destinato alla casa famiglia €98.000, acquisto di attrezzature sui impianti sciistici €67.282, ripristino delle scarpate dragonare pasta in via da Giovanni e Paschiero per €40.000. Questi sono tutti importi che abbiamo già all'interno delle nostre, che sono stati già deliberati dalla Regione Basilicata e che attendono in parte, quindi al netto di quelle previste per il Tribunale, di essere comunque realizzate in opere o per l'acquisto di attrezzature. Così come pure non va tralasciata la previsione del bilancio della somma di €998.000 per lavori di viabilità rurale ricadenti nella misura 125. In merito a quanto sopra descritto, la Giunta stima una valutazione positiva sull'efficacia dell'azione amministrativa, avendo rispettato il patto di stabilità programmato, investimenti importanti solo ed esclusivamente con fondi concessi dalla Regione Basilicata, è garantito, nonostante il perdurare della crisi economica e la riduzione dei trasferimenti, i servizi essenziali alla città di Lavoretta. Nel bilancio di previsione abbiamo il quadro generale, come allegato, il quadro generale riassuntivo delle entrate tributarie al titolo primo per 3.810.617,65 centesimi, poi le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e degli altri enti per 1.370.108,31 euro, entrate extra tributarie per €985.287,38, entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti capitali e riscossioni di credito per 2.453.596,83 centesimi. Il totale di questa somma, di questo importo, a 8.119.611,17 centesimi. Poi articolo 5 abbiamo le entrate derivanti da accensioni dei prestiti per 9.954.434,98 centesimi. Al titolo 6 ancora le entrate derivanti da servizi per conto terzi per 695.000 e per un totale quindi di 18.618 milioni. Quindi il totale delle entrate comuni di Lavoretta 18.769.046,15 centesimi. Per quanto attiene le spese, abbiamo quindi spese correnti per 4.892.363,53 centesimi. Al titolo 2 le spese in conto capitale per 2.453.597,83 centesimi. Il totale delle spese 7.345.361,36 centesimi. Le spese
ancora al titolo terzo, del rimborso di prestiti per 10.728.084,79 centesimi, per le spese ancora per servizi in conto capitale, questo diciamo che equilibria e quindi viene dall'equilibrio rispetto al titolo 6 del quadro delle entrate, per 695.000, quindi un totale di 18.769.046,15 centesimi. Questo è il quadro generale riassuntivo. E invece, per quanto concerne il parere dell'organo di revisione, quindi il parere dell'organo di revisione sulla bilancia, sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e anche sugli allegati, ha scritto che a seguito della conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera riguardo alla previsione della parte corrente anno 2013 congrue le previsioni di spese ed attendibili di entrate previste sulla base delle risultanze del rendiconto 2012, della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi gettiti di entrate, degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente a legge, degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che rende attuale sulle entrate e sulle spese, dei vincoli sulle spese e riduzione del trasferimento generale, dei vincoli disposti per rispetto del patto di stabilità interno, delle norme relative al concorso degli enti locali, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, delle obbligazioni assunte ed assumere in relazione agli obiettivi stabiliti negli atti di programmazione del debito. Riguardo invece alla previsione di parte corrente pluriennale, considera attendibile e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale, in quanto rilevano sia i riflessi delle decisioni già prese, sia gli oneri ridotti delle spese in mondo capitale, sia gli oneri derivanti dalle assunzioni richieste. Riguardo alle previsioni per investimento, conforme alla previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimento all'elenco annuale degli interventi e coerente alla previsione di spese per investimenti con il programma amministrativo e del piano triennale dei lavori pubblici. Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica, quindi al patto di stabilità, con le previsioni contenute nello schema di bilancio rende o conseguire negli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi di finanza. Riguardo ai proventi per il rilascio di promesse costruite, tenuto conto che l'accertamento di tale particolare di entrata dipende dalla richiesta di costruire, il cui andamento è influenzato dall'andamento del mercato immobiliare, si ritiene necessario impegnare le spese corrispondenti solo ai momenti dell'accertamento delle entrate. Quindi, ciò detto, in relazione alla motivazione specificata nel presente parere, è tenuto conto del parere stesso del responsabile del servizio finanziario e della relazione del personale precedente, l'organo di revisione ha verificato che il bilancio è stato redatto in osservanza delle norme di legge, della statuto del legge, del regolamento di contabilità e del principio previsto dall'articolo 162 del QE, ha rilevato la coerenza interna, la tenibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, ha rilevato la coerenza esterna, in particolare la possibilità per le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ed esprime pertanto parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e sui documenti allegati. Per quanto concerne lo schema invece di cui già parlavo, volevo dare soltanto alcuni dati in merito ai trasferimenti da parte dello Stato, proprio perché abbiamo il trend di diminuzione nel corso degli anni. Allora, solo nell'anno 2012, confrontato all'anno 2013, avevamo un conto di 792.011,46 euro, che ha avuto una diminuzione nell'anno 2013 203.498
498,17 euro, per cui la somma risultante in bilancio trasferita dallo Stato è di 588.513,29 euro. Questo è giusto per dare il senso di quello che dicevo precedentemente, della riduzione dei trasferimenti ordinari da parte dello Stato ai comuni e quindi anche al comune di Lavoreto. Penso che a questo punto possiamo aprire comunque il dibattito con il Consiglio e per poi deliberare da parte dell'onorevole Consiglio adottando il presente documento che vi vado, di cui vi ho detto. Quindi questo Consiglio Comunale, al termine della discussione, dovrà, se lo ritiene con il voto favorevole, approvare il bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale 2013-2015, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione. Di dare atto che i suddetti elaborati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, disporre per la presentazione dello schema di bilancio di previsione, visto il parere favorevole espresso dalla revisione dei conti, con l'approvazione del bilancio si dà per adempiuto l'assestamento di bilancio ex articolo 175 del TUEL e dichiarare la presente immediatamente esecutiva senza gli effetti dell'articolo 134, quarto comma del decreto legislativo 267 del 2000. Questo certamente poi alla fine con votazione separata. Grazie. L'emendamento, Presidente. Sì. Nei sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consigliare per Lago Negro, in attuazione del diritto di iniziativa previsto dall'articolo 21, commi 4 e 5 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proponiamo di modificare ed integrare la deliberazione di giunta comunale numero 109 del 19/11/2013, avente ad oggetto la determinazione del canone per la fida pascolo, nella parte in cui prevede per gli allevatori residenti in Lago Negro la riduzione del 50%, aggiungendo dopo le parole allevatori residenti le parole le cui aziende agricole siano effettivamente operanti. Il testo così variato andrebbe a modificare l'articolo 11 beneficiari del regolamento pascolo sul demanio pubblico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 42 del 13/12/1999, il quale risulterebbe riformulato al primo comma come di seguito: sono ammessi a godere dei pascoli comunali gli allevatori non residenti e gli allevatori residenti le cui aziende agricole siano effettivamente operanti nel comune di Lago Negro. Proponiamo inoltre di ripristinare per gli allevatori non residenti e o le cui aziende agricole non siano effettivamente operanti nel comune di Lago Negro la maggiorazione del 50% delle tariffe, così come in precedenza previsto con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 23 marzo 2006. Faccio una breve relazione sul perché chiedo all'onorevole Consiglio questo emendamento. Il tema dell'agricoltura è, a nostro parere, un tema sensibile, poiché riteniamo che il futuro del nostro paese, saturato il settore terziario, debba evolversi nella direzione del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura di qualità. Condizione imprescindibile per questo sviluppo sostenibile è la cura dell'ambiente e il sostegno concreto agli agricoltori e allevatori. Questa è la ragione per la quale abbiamo proposto l'emendamento ai sensi dell'articolo 21, che speriamo venga accolto, e che è solo una delle azioni che è necessario porre in essere per supportare adeguatamente le attività e le aziende agricole operanti nel nostro territorio. L'emendamento trae spunto dal fatto che della riduzione del 50% sul canone usufruiscono anche allevatori che allo scopo di ottenere la riduzione sono residenti nel nostro comune,
ma le cui aziende agricole sono contribuenti nei comuni limitrofi. Quindi vengono a lavorare, utilizzano la vita pascolo e praticamente con soltanto l'allevatore residente ad Agomedio ottengono la riduzione del 50% del canone, però le aziende agricole relative sono contribuenti nei comuni limitrofi. La tutela delle aziende agricole operanti nel comune di Lago Negro, quindi credo che il comune di Lago Negro debba tutelare le aziende agricole i cui componenti sono residenti nel comune di Lago Negro e le cui aziende siano contribuenti nel comune di Lago Negro. Non deve però limitarsi soltanto agli aspetti economici, ma dovrebbe estendersi alla verifica effettuata dagli organismi preposti a fare i controlli che i pascoli assegnati siano effettivamente utilizzati a perdite come della fine. Deve ampliarsi per adottare il criterio della superficie massima per ciascun capo, dato che il nostro è un territorio essenzialmente boschivo. Deve preoccuparsi di garantire la fruibilità degli abbeveratoi se si vuole evitare la fastidiosa presenza del bestiame nei pressi del lago Laudenio. Deve trovare le risorse per fare il punto zero delle acque, dell'aria e dei terreni agricoli, ossia certificare le condizioni chimico-fisiche degli elementi naturali a garanzia della genuinità dei prodotti. Chiedo che possa essere votato l'approvazione dell'emendamento prima perché andrebbe a modificare la delibera propedeutica in aumento, cioè questo prevede una variazione di spesa in aumento, quindi credo che sia una variazione di entrate in aumento. Una variazione di entrate in aumento. Ma sul punto, indipendentemente dal fatto che faccio rilevare all'onorevole consiglio che a norma dell'articolo 11 del regolamento di contabilità i consiglieri comunali, che recita testualmente, i consiglieri comunali hanno la facoltà di presentare al sindaco entro 7 giorni dal deposito di cui al comma 3 del precedente articolo 10 emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla giunta comunale. Per quell'emendamento doveva essere presentato 7 giorni prima, 7 giorni entro 7 giorni dal deposito del bilancio, in base al regolamento di contabilità. Però non mi voglio sottrarre alla discussione che viene sollecitata e sottoposta all'attenzione dell'onorevole consiglio e dei consiglieri di opposizione, facendo una riflessione ad alta voce in merito al problema del canone per la vita pascola. In realtà noi abbiamo allevatori anche nel nostro territorio che hanno residenza qui a Lago Negro. Faccio una riflessione giusto per poi trarre le dovute conclusioni al limite di impegnarci per l'anno a venire, per il prossimo bilancio, quindi per il prossimo esercizio finanziario. Ci sono nostri allevatori che durante il periodo invernale si recano comunque con le loro mantie in altri comuni e la maggior parte vanno nella zona di Pisticci, insomma del metacontinuo, per cui non so in quei luoghi come vengono trattati e se l'imposizione che viene a loro comunque effettuata è la stessa qual par di quella che facciamo noi, quindi se ricevono lo stesso trattamento che noi comunque in questo momento offriamo. E poi c'è da dire anche però che è vero che il gruppo di opposizione ci sollecita ad avere una maggiore attenzione verso le aziende agricole o gli allevatori che hanno residenza e nello stesso tempo aziende operanti sul territorio comunale, ma è pur vero che trovandomi io in quest'ultimo periodo anche ad interloquire con gruppi di allevatori che sono stati riuniti ad esempio in contrada Cerparo dall'assessore, dall'ex assessore all'agricoltura, oggi ancora consigliere regionale Nicola Benedetti, abbiamo discusso ampiamente e sappiamo che sul nostro territorio comunale operano aziende agricole che si trovano a confine.
ci sono aziende di laurie, quindi allevatori di laurie che per il massiccio del silino utilizzano questa nostra montagna, questi nostri pasto per i loro, per le loro mandi, i loro allevamenti. Così anche è vero, diciamo gli allevatori che maggiormente utilizzano il nostro territorio sono quelli di Rivello, di Nemori e di Laurie, che hanno un rapporto di vicinato anche con i nostri stessi allevatori, anche perché insomma hanno disponibilità di questi nostri pastori, che sono quelli, ripeto, del massiccio del Silino, che sono ampi a tal punto da poter contenere tutti. Per cui secondo me su questo punto certamente l'opposizione avrà avuto qualche sollecitazione da parte degli allevatori a fare questo emendamento, già che non lo possiamo comunque accogliere, perché andremo ad effettuare una modifica delle somme indicate in bilancio. Io proporrei, non potendo accettare, di impegnarci nel prossimo futuro, quindi all'inizio del prossimo anno, ad incontrare gli allevatori, a fare quindi una discussione democratica e libera con gli stessi, capire effettivamente quali sono le loro esigenze, contemperare anche le richieste da parte degli allevatori, delle aziende, dei territori contigui, al fine poi di condividere un articolato o una regolamentazione della vita pastori che secondo me potrebbe anche portare all'accoglimento della proposta, così come viene effettuata questa sera dal gruppo di minoranza. Molto soddisfatta della risposta del sindaco, grazie, perché credo che sia un argomento, uno degli argomenti fondamentali sui quali porre l'attenzione per la programmazione futura. Cioè, sì. Perché effettivamente turismo, agricoltura e artigianato dovrebbero essere i nostri punti di forza. Oramai la possibilità di trovare posto, ristoro nel terziario, e, insomma, è alla fine, quindi dobbiamo inventarci qualcos'altro. Faccio una brevissima analisi relativamente al bilancio di previsione. Il bilancio di previsione quest'anno ci vede approcciarci con difficoltà all'esame delle varie voci, proprio perché per due ragioni fondamentalmente. La prima è che chiaramente un bilancio di previsione, che dovrebbe essere lo strumento con il quale si concertano le attività di programmazione dell'amministrazione, discusso a fine novembre, non ha veramente nessun senso. Infatti nel bilancio di previsione dovrebbe essere quello strumento che consente di programmare l'azione e l'attività del comune. In un solo mese non si riuscirà a realizzare moltissimo. Tra l'altro, connesse al bilancio di previsione c'è la consone di tutte queste cose di cui abbiamo parlato un po' a spazi, che sono l'adozione delle tariffe, per esempio sia domanda individuale, il cambio di occupazione del suolo pubblico, le tariffe per poste alla pubblicità, le pubbliche affissioni, i diritti di segreteria, il programma delle collaborazioni autonome, il piano delle alienazioni, le ricognizioni di aree fabbricati da destinare all'attività produttiva, il canone per la fila pascolo, l'aliquota per l'addizionale comunale, IRPEF, le aliquote IMU e il regolamento e le tariffe TARES. Tra tutte le cose che ho citato, che ho elencato, ce ne sono alcune che hanno qualche criticità. Ritorno sull'argomento della mensa, perché le cose scambiate tra il nostro capogruppo e il sindaco devono essere un attimino definite meglio. I problemi che ha avuto la mensa durante l'anno 2012-2013 sono stati talmente tanti che adesso andare ad approfondire l'argomento ci porterebbe via il resto della serata, perché credo che ciascuno di noi abbia impegni. Quindi innanzitutto dobbiamo fare riferimento a quello che il comunicato della FISASCAT CISL, comunicato al quale si faceva riferimento, che è apparso su Basilicata.net nella giornata di ieri. La CISL
ha proclamato lo sciopero delle 10 dipendenti della cooperativa sociale Quadrelle 2001, che dal 30 settembre gestisce il servizio della mensa scolastica a Lago Negro a seguito della rescissione del contratto tra il comune e la Muriedil, per protestare contro le modalità con le quali sarebbe dovuto avvenire il passaggio tra Muriedil e Quadrelle, e cioè a parità di condizioni contrattuali, mentre così non è stato. E sul fatto che il passaggio avrebbe dovuto avvenire a parità di condizioni contrattuali doveva vigilare l'ente che affida, e infatti quelli fanno ciò. Cos'è accaduto? Alle maestranze, unitamente al contratto individuale, è stato fatto firmare un documento con il quale hanno acquistato le quote della società. E non gli hanno dato neanche l'atto costitutivo, quindi le dipendenti, quelle che prima erano dipendenti, sono state costrette, tra virgolette, per mantenere il contratto di lavoro, a diventare socie della società che è affidataria del servizio mensa da parte del comune. Chiaramente, quando si sono resi conto di quello che avevano firmato, le dipendenti hanno revocato l'acquisto delle quote societarie. Sono scese in sciopero e hanno diramato un comunicato stampa in agitazione e hanno diramato un comunicato stampa. In questa situazione la domanda è: pensate che la mensa scolastica funzionerà come dovrebbe? E chi pagherà il conto? Chi sarà il destinatario finale del come dovrebbe? Cioè con le dipendenti in agitazione, la mensa sarà, come diceva il sindaco, erogata tranquillamente con i pasti ottimi e tutte. Io credo che quando le dipendenti di un servizio sono in agitazione, il problema del servizio si viene a scaricare sui nostri figli. Se vede al cuore. Se sono una responsabilità gravissima, è un servizio pubblico essenziale per la mensa. Ma se un servizio pubblico essenziale, segretario, forse dovevamo vigilare che fossero rispettate le norme di legge. Sì, certamente, siamo qui per chiederci. Integrare l'esborso delle famiglie con una quota a carico dell'ente, il
comune deve trovare le risorse necessarie per farsene carico. E non ci si venga a parlare della crisi mondiale, perché già all'interno della stessa deliberazione, oggetto della discussione, ci sono risorse che a nostro parere vengono sprecate. Osserviamo che le tariffe sono state indicate per i campeggi 5 centesimi a metro quadro, 0,05 al giorno. Facciamo un esempio: 20 metri quadrati di camper o di tenda, moltiplicato per la tariffa, fa 1 euro al giorno. Quindi il campeggiatore che vuole venire alla Conero per 15 giorni di campeggio spende 15 euro. Una cifra di questo genere potrebbe tranquillamente essere raddoppiata senza pesare molto su chi per diporto viene alla Conero a campeggiare. E questo consentirebbe, è una tariffa irrisoria, 5 centesimi è pochissimo, e quindi questo potrebbe mettere per esempio da parte dei fondi che raggranellati potrebbero essere utilizzati per un'altra cosa. Ma è un esempio di poco conto per dire come si gestisce normalmente il tema delle tariffe. Quanto alle collaborazioni autonome, secondo me la giunta, la deliberazione di giunta comunale 106 del 19-11-2013 è incompleta. Perché? È incompleta? È incompleta. Perché tra gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza che possono essere conferiti a soggetti estranei all'amministrazione comunale, non c'è solo l'incarico attribuito al nucleo di valutazione come sta scritto in quella determinazione, ma anche la collaborazione attestata alla MF4 Valoria per i servizi di consulenza in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. E chi vi fa la consulenza in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro rientra in quella categoria di soggetti estranei all'amministrazione comunale a cui possono essere attribuiti incarichi di studio, di ricerca e di consulenza. Quindi voi avete la consulenza del lavoro, la consulenza del lavoro, quella che viene affidata alla consulenza. No, sono 7.335,80. Questa della esatto, è incompleto. Dai dati così, il costo è 7.335 euro e l'incarico è un incarico di consulenza affidato all'esterno, quindi gli incarichi di consulenza sono due, quello del nucleo di valutazione e questo della MF4. E poi, voglio dire, sicuramente loro sono bravissimi, ma credo che alla Conero ci sono altre aziende che potrebbero fare la consulenza, però ce la sono andata a chiedere la mia, siete più bravi. Il secondo rilievo è che la spesa per il compenso al nucleo di valutazione si configura, a mio parere, come uno spreco, per almeno due ragioni. I soggetti che percepiscono il rimborso, componenti di nucleo di valutazione, si sono ridotti da 3 a 2 perché il segretario per parte del nucleo di valutazione ha rinunciato a questo compenso, con il risultato di vedere assegnato però agli altri due componenti maggiori soldi, cioè il segretario ha rinunciato, ma questi soldi non è che sono finiti nelle casse comunali, sono stati ripartiti tra gli altri due componenti del nucleo di valutazione. E questa è la riflessione pratica. La riflessione politica invece è determinante, perché il nucleo di valutazione ha riconosciuto a tutti indistintamente i dipendenti incaricati di posizione organizzativa che avrebbero dovuto essere valutati lo stesso identico impegno, lo stesso identico valore, la stessa identica responsabilità e pertanto la stessa identica indennità di risultato nella misura massima stabilita. Sì, l'ho detto, incaricati di posizione organizzativa sono stati valutati attentamente dal nucleo di valutazione tutti indistintamente allo stesso modo, ed è stato a tutti indistintamente
nettamente riconosciuto il massimo. Questa valutazione ci ha costato 3.167 euro. Oh, che dire. Quanto alle aree fabbricate da destinare alle attività produttive, anche quest'anno si prende atto che l'ente non dispone di aree cedibili a terzi da destinare alle attività produttive terziarie. E noi precisiamo che in questo passo anche le poche attività produttive rimaste saranno costrette a chiudere o a migrare in comuni più attenti e vicini alle loro esigenze. Un discorso a sé merita la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015. Vorrei che qualcuno mi illuminasse su come si fa a prevedere di coprire con selezione pubblica un posto di categoria C area contabile, dato che con il piano di riequilibrio finanziario triennale avete assunto l'impegno solenne di non assumere fino al 2019. Quindi, o vi aspettate che il piano sia sonoramente bocciato dalla Corte dei Conti, oppure avete deciso di non mantenere l'impegno. Perché l'avete lasciato nella programmazione triennale 2013-2015 se il primo, la prima assunzione che potrete programmare nel 2019? Guarda, avete assunto l'impegno con la Corte dei Conti. Se la Corte dei Conti vi approva il piano così come l'avete redatto, ma la programmazione non significa che aveva attuato certo che c'è scritto, ma la previsione è questa. Ah, previsione è questa. Io non ho detto la pesante di foto, no, ma ci mancherebbe, certo. Il canale della fila Pasqua l'abbiamo visto. Allora, io sono ben contenta se voi, anche perché, e qui chiudo, ripeto, che l'impegno assunto dalla maggioranza nel piano di rientro, il piano sottoposto alla Corte dei Conti, è quello di non procedere alle assunzioni per i prossimi 10 anni, nonostante il collocamento a riposo di 15 dipendenti comunali, ed è quello di non sottoscrivere mutui per i prossimi 10 anni. Nel piano è previsto nessuna contrazione di mutuo, infatti ho contestato. Di mutui. Nel piano di riequilibrio finanziario? Sì, nel personale. Guardate, nel piano di riequilibrio finanziario. Nel piano di riequilibrio finanziario? Vabbè, domani ve lo porto, perché il piano di riequilibrio finanziario sicuramente non ci sono. È previsto che non assumerete mutui. No, mutui. E sono uno nel 2019, e ve l'ho detto. E quindi perché lasciate nella programmazione 2013-2015 la possibilità? Non lo potete fare. Non lo potete fare. Se anche se lo sono stato. Dovete decidere il piano. Vabbè, insomma, non avete intenzione di rispettare i patti. Insomma, bene. E questo per annunciare il nostro voto contrario al piano di previsione. Tutti. Si vota. Chi è a favore? Si vota. La stessa votazione anche per te, se potete dare, sì. Grazie a tutti.